Zona Rossa, speciale di informazione offerto da radiospeaker.it. Bentrovati da Adriano Matteo a un nuovo appuntamento di Zona Rossa, lo speciale di informazione offerto da radiospeaker.it. Tutta l'Italia è zona protetta. Queste le parole del Premier Conte che ieri sera a Palazzo Chigi in conferenza stampa ha parlato del nuovo decreto sanità, secondo cui le restrizioni previste fino a ieri per il Nord Italia adesso sono estese a tutta la nazione. Ma andiamo a leggere gli ultimi titoli e gli aggiornamenti dei principali quotidiani italiani. I mercati riprendono fiato, Milano più 1%, spread a 221. La stampa: nessuna emergenza approvvigionamento beni alimentari nei supermercati, verranno riforniti. Corriere della Sera: impennata di contagi, Lombardia più casi gravi under 65. A Milano 18enne in rianimazione, l'ipotesi ospedali container. Medicina, torniamo sulla stampa dove leggiamo: come distinguere l'influenza stagionale dal Covid-19? Se vi manca l'aria, quello è il campanello d'allarme. E a proposito di questo, il virologo Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell'Università di Torino e virologo dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ha chiarito alcune idee sul coronavirus. Sentiamo. È un virus che può causare una polmonite virale. La polmonite virale ha delle caratteristiche note, ovvero un alveolo interstiziopatia, ovvero una malattia che porta a insufficienza respiratoria, deficit di respiro e, nei casi più gravi, alla necessità di ventilazione assistita, cioè di aiutare il paziente con degli strumenti a respirare. Il virus non muore né a 25 né a 27, il virus sta benissimo a temperature che vanno dallo 0 ad almeno 40. Diciamo che le condizioni di temperatura del corpo umano sono condizioni al virus propizie per replicarsi nelle opportune cellule utilizzando gli opportuni mezzi. Però ecco, il coronavirus del raffreddore resiste perfettamente a temperature di 4 gradi con un'umidità superiore al 50%. È lì che può resistere addirittura dei giorni. Restiamo a Torino dove c'è Manuel Giancale in collegamento per tutti gli aggiornamenti e le impressioni su come il Piemonte sta affrontando queste ultime ore. Eccoci Manuel. Buongiorno Adriano, sì, anche qui da Torino continua ad esserci sempre un po' di caos, anzi, ormai ieri abbiamo già detto che era una zona ancora non arancione, oggi invece dobbiamo cambiare completamente ritmo e effettivamente si sente già da subito la situazione drammatica, tra virgolette, che c'è anche qui a Torino. Persone che non escono, persone che non sanno cosa fare per uscire, perché giustamente devono chi andare a lavorare. E poi mi chiedo, ma chi va a lavorare per esempio in un negozio di abbigliamento, che cosa, cioè a chi vende, visto che le persone si possono spostare soltanto per andare a lavorare? Effettivamente c'è un po' di caos anche qui a Torino, le macchine sono diminuite, le persone in giro comunque sono diminuite. Grazie a Manuel Giancale, ci sentiamo domattina, ma ascoltiamo le voci dei nostri ascoltatori e dei messaggi vocali che ci arrivano al 347-009-0044 su WhatsApp. Ciao a tutti, da Alberto il camionista. Sono un cittadino della provincia di Alessandria, di Tortona per la precisione, zona rossa prima, adesso cittadino dell'Italia. Il mio lavoro, faccio il camionista e giro nord e centro Italia per lavoro. Sto vedendo molta desolazione, poco traffico e paura nelle persone, anche del contatto umano, che è una cosa secondo me sbagliatissima. In più la cosa che mi dà molto fastidio è che i ristoranti, per noi camionisti, dalle 18 in poi sono chiusi. Ma se noi non possiamo rientrare nelle nostre abitazioni per motivi di lavoro, come facciamo a mangiare fuori? Questa è una domanda che faccio al governo. Saluti da Alberto il camionista. Grazie Alberto, e sono tante le storie che ci state raccontando e che ascolteremo man mano nelle prossime ore. Continuate a mandare i vostri messaggi vocali al 347-009-0044 con le vostre segnalazioni, storie e testimonianze da tutte le vostre zone d'Italia. Per adesso ci fermiamo qui, io torno con il prossimo appuntamento di Zona Rossa per tutte le novità e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. A più tardi. Speciale Zona Rossa.